Bentornati su ManaTube, io sono Spec e quest'altro qua è il buon Damian. Ciao. In questo video parleremo di Mystery Booster perché è appena uscito, vero Damian? Appena, fresco fresco, e è giunto il momento di tornare a parlarne un pochino. Assolutamente. Se come... non avete mai saputo niente di Mystery Booster, qui trovate il link del nostro video. Dove vi spieghiamo un po' come è fatto il Mystery Booster, sia come è costruito il box, sia quante bustine ci sono, come sono costruite le bustine, che adesso ricordiamo un attimo, giusto per fare un attimo il punto della situazione, vero Spec? Anche perché per dover draftare qualcosa direi che sapere come è fatta la bustina, in questo caso rispetto ad altre, diventa davvero fondamentale. Parti pure te, Damian. Diciamo che la bustina è fatta sempre da 15 carte, come tutte le bustine. Troverete due common o uncommon per ogni colore, quindi 10 carte, due rosse, due bianche, due blu, due verdi, due nere, una carta terra o artefatto, poi troverete una carta prima di M15 e una carta dopo M15, diciamo che solitamente è molto probabile che una almeno sia rara, queste sì, due. Esatto. Non tutte e due. Potreste avere fortuna di trovare due rare, come potreste anche essere molto sfortunati e trovare due uncommon. Diciamo che è un po' difficile. E poi una foil delle 120 nuove foil che sono state rilasciate dalla Wizard settimana scorsa. E poi questa è la differenza fra quelle per i negozi, che appunto sono quelle che andremo a fare adesso, e quelli che si potevano, diciamo, fare durante i GP, durante gli Magic Fest, gli eventi organizzati dalla Wizard. Esatto, lì si trovavano le playtest card, le famose playtest card. E ne abbiamo viste anche di succose nel gameplay, che anche quello lo suggeriamo, perché insomma trovate invece qui adesso. Esatto, vedere per credere. Comunque, oggi non ci concentriamo troppo su tutto quello di cui si parla in quel video, ma ci concentriamo piuttosto su come draftare il Mystery Booster. Un'edizione effettivamente molto diversa dal normale, vero Spec? Sì, ma diciamo che già la particolarità di dire, ok, in ogni booster ci sono due carte per colore, appunto quelle che hai detto te, il concetto di artefatto, terra, insomma un po' tutto il discorso, ti crea una dinamica di draft molto diversa. Abbiamo notato, perché poi li abbiamo provati vari alla fine al Magic Fest di Bologna, e abbiamo notato che fare un 3-4 colori diventa un qualcosa difficile, creare uno splash è un qualcosa di complicato e non è neanche la strategia giusta da seguire. Nel senso che cercare di trovare troppe carte che ti aiutino a fissare il mana diventa un po', non una perdita di tempo, ma perdi un po' il focus di come è strutturato. Cosa dici, Damian? Sì, io penso che effettivamente questo era molto simile a un Chaos Draft come tipo di edizione. Quindi pensare di dire io prendo le carte migliori di ogni colore, come viene, tanto dopo un po' alla volta qualcosa sarà batta su, è un po' più complicato del normale, perché appunto potresti ritrovarti ad avere davvero tante carte di tanti colori diversi. E qua si ricollega a un altro punto importante delle nostre idee, suggerimenti per il draft, cioè il fatto che c'è poco splash, ci sono poche possibilità, visto che in ogni bustina si trova un artefatto o una terra, è un po' difficile dire ogni volta troverò una terra che mi dà due colori, sarà poi la terra dei due colori che mi serve? E poi quello è il punto, cioè non è che c'è una dinamica di gilda specifica, allora dici beh vabbè ok voglio fare quella gilda, so che ci sono queste 5, se fosse un Ravnica, dici ok vabbè più o meno c'è più colore. In questo caso avere la fortuna di beccare proprio quella combinazione o quello splash diventa proprio complicato. Esatto, quindi state attenti se fate più di 3-4 colori, già 3-4 è molto difficile. Sì, si può consigliare, si può vedere di rimanere open su qualche colore, però dopo la seconda, metà della seconda busta, secondo me uno deve un po' decidere che colori fare. Sì. Per trovare abbastanza carte in un pool, diciamo. Sì, è assolutamente vero. Poi dopo... Detto questo, direi che, come tipologia di draft, essendo un pochino alla cieca, essendo con poca capacità di poter andare ad avere una strategia iniziale, la dinamica Bread, che adesso andiamo a spiegare in modo molto sottile e abbastanza, non in profondità, deve essere seguita, secondo noi vale la pena di seguirla.
E BRED è un acronimo in inglese che sta per bombe, rimozioni, creature evasive, creature che sono in curva, che ti gestiscono, esatto, bene nell'entrare, esatto, e le ultime carte che sono appunto la D, che sono i Dude, o comunque i deficit, sì, quelle carte, sì, che comunque quelle... non sono così... Vabbè, mediocre. Devi pigliare perché a un certo punto devi prenderla, però... Diciamo che la BRED, se uno segue l'idea di BRED, bene o male riuscirà sempre a fare un draft più o meno solido. Sì, sì, giusto. Noi abbiamo provato, io ho provato, effettivamente seguendo la BRED si riesce a fare un draft con carte solide, si è abbastanza sicuri di avere un mazzo che gira, che si riesce a costruire bene, però come abbiamo detto Mystery Booster è un po' diverso dal solito, un po' diverso perché a volte provare a seguire le sinergie può essere meglio che seguire la BRED, questo perché ci ricolleghiamo a un altro punto importante che è l'idea delle meccaniche. Uno pensa, abbiamo notato questa cosa al Magic Fest, uno pensa che le meccaniche siano estremamente casuali, dettate dal fatto che ci siano così tante carte che è impossibile trovare delle sinergie tra loro. Questo non è del tutto vero, vero Spec? Sì, assolutamente. Infatti abbiamo notato che comunque nel box che ti aprono o che ci aprivano, che andrete ad aprire, perché poi se l'avete preso e volete draftare, avrete quel singolo box, c'è sempre o spesso, davvero spesso, una meccanica che è quella che gira di più, una sottomeccanica, un'altra meccanica che può essere presa da un altro giocatore, insomma è un Chaos Draft abbastanza pilotato, quindi ti dà un'esperienza di gioco bellissima e anche una giocabilità che è un pelo più veloce di un Chaos Draft. Comunque sì, restiamo su un tipo di gioco abbastanza lento. Sì, direi che si può dire effettivamente che è lento, non Quantum Sealed forse, o siamo vicini comunque. C'è lì. È difficile riuscire a fare sempre una curva ben costruita, perché le carte poi non sempre sono abbastanza in sinergia tra loro per riuscire a fare un turno 1, 2, 3 così esplosivo. E effettivamente, come ha detto Spec, le sinergie e alcune meccaniche hanno un po' più di rilevanza, quindi dateci sempre un occhio. Ci saranno meccaniche che dite, ma intanto è meglio tenerla lì. E ci sono meccaniche sicuramente che hanno più efficacia. Quelle che magari giocano sui segnalini, che sono qualcosa di più permanente. Permanente sul board, hanno un vantaggio superiore. L'ultima cosa, direi che sempre riguardo al fatto che il mana fixing è davvero scarso, si guadagnano davvero tanti punti nelle scelte delle carte i peschini. I peschini ti permettono spesso di anche solo toglierti due pescate morte o di farti trovare un land drop in un turno che magari, anche se faccio solo pesco due carte e gioco una terra, è sufficiente per rimanere in giro con la partita. Esatto, non arrivi a quel punto dove sei senza carte in mano e devi vivere per il top deck, hai speso già tutte le tue risorse, che è un qualcosa che proprio crea angoscia durante il draft. Quando arrivi al top deck, se l'altro non c'è, è proprio brutto. sì, decisamente. Però hai potuto notare te proprio, e qua ti cito, che si possono creare delle combo e delle cose davvero straordinarie e assurde, perché eri davanti a me, no vabbè, adesso faccio questo e seguo solo questa dinamica. Cosa hai combinato in uno dei mystery che abbiamo fatto? Il mystery booster effettivamente è un'esperienza dove il power level è davvero, ma davvero molto 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 alto, e c'è da dire che ci sono alcune possibilità di creare delle combo, ma combo di quelle davvero forti, quelle infinite che solitamente non si trovano nei box standard, perché evitano di farle. Quindi dateci sempre un occhio. Io ho trovato Kiki Jiki e poco dopo Felidar Guardian, creando di per sé un mix letale, perché la possibilità di fare una combo infinita che ti uccide il turno stesso che entra senza possibilità di farci qualcosa, vabbè, senza possibilità ovviamente ci si può fare, però è difficile da leggere. Esatto. Difficile da leggere per gli avversari, ma durante il draft tenerle sempre in considerazione. Ci sono Kiki Jiki e Felidar, si può fare mana infinito in più modi, Pilipala e Grande Architetto. Assolutamente. Oppure Selvala e il Vigian Craft Mage. Oppure c'è anche lo stesso mantello che si usa di solito in Commander, per la combo di mana infinita in mono verde con Selvala.
Certo, ci sono tanti modi per fare delle sinergie, magari anche non infinite, ma davvero, davvero forti. Il power level è altissimo. Sì. E a proposito di power level, direi che c'è un occhio di riguardo, come ben sa Spec, riguardo alle bombe, le vere bombe segrete del formato, che sono gli artefatti e gli incantesimi. Sì, vere bombe del formato probabilmente sono proprio quelle, perché difficilmente uno ha l'astuzia di prendersi distruggi di quel tipo, cioè per quella tipologia di permanente, e però quando sono giù creano un vantaggio molte volte solo da un lato del board, e sono davvero davvero forti. Qualcuna delle tante che abbiamo visto potrebbe essere Dictate of Erebos, sì, che è un incantesimo che quando entra ed è dalla tua parte è dura, cioè, è molto dura, esatto, è difesa del cuore, difesa del cuore, e anche Martyr's Bond, Cauldron, sì, of Souls, tutte carte mediamente di buon livello, ma in, sì, Limited sono davvero molto molto forti. E se non avete avuto l'accortezza di avere un rimuovi artefatto incantesimo o un counter per darvi almeno la possibilità, potreste trovarvi davanti qualcosa che non potete gestire in nessun modo. Esatto. E se ne vedono davvero spesso tanti. Noi nella nostra esperienza del Magic Fest abbiamo visto parecchi combinazioni, anche carte davvero forti, il Drazi Monument. Esatto, stavo pensando proprio quello. Hai detto quello, ho detto quando è andato contro il Drazi Monument. Io ho trovato il Drazi Monument in un torneino e non potevo, avevo solo un negate dentro il mazzo, quindi capite che è proprio da dire pregare. Esatto. Speriamo che qualcuno me la mandi buona. Insomma, state molto attenti e valutate come se foste giocando un limited di un livello davvero molto molto alto. Pauperfatto, sì. Un po', sembra quasi un cubo da questo punto di vista. Perché sì, è vero, assolutamente. Il power level è molto alto e spesso si trovano, c'è un po' più la casualità delle carte, ma se uno dentro il cubo ha messo le carte forti, da qualche parte poi le carte forti saltano fuori. Esatto. Quindi abbiamo, vai, anche visto un difetto, cioè l'unico difetto che abbiamo trovato, giusto, lo dico io, sì, così sì, mi limito per i difetti, abbiamo trovato un difetto, è che le bustine sono solo 24 e quindi se si gioca in 8 sono esattamente giuste per fare il draft, ma non c'è il premio. Quindi noi di solito cosa facciamo quando succedono queste cose, Damian? Solitamente facciamo una cosa pazza che crea omicidi e inamicizie: togliamo la foil, giochiamo senza le foil e le foil diventano il premio, che può voler dire tutto o niente, ovviamente. Sì. Però sono foil. Però crea il suo brio, alla fine ti diverti, perché insomma, poi può capitare un calice del vuoto foil, ecco, come premio, però può anche capitare qualcosa di meno, ecco. Sì, diciamo che comunque è un modo alternativo per crearsi un premio interessante, sì, senza dover necessariamente andare a togliere o dire vabbè giochiamo senza. Quindi un consiglio per tutti quelli che vogliono crearsi farsi un bel draft da casa con gli amici, direi. Sì, 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 sì. Beh, questo è il nostro video sul Mystery Booster, dove vi consigliamo un pochino come muovervi viste le nostre esperienze passate. Alla fine speriamo possiate provarlo, se non in un negozio ma almeno con degli amici quando sarà possibile, e avrete tante altre novità da parte nostra nei prossimi video. Sempre su Manatub. Ciao! Ciao!